Buongiorno. Ciao Flavio. Ciao. Sì, ciao poveretti. Che sta succedendo? La stai cacciando di casa? Non ci siamo ancora ripresi, perché comunque è un momento difficile, sono cose che non si augurano neanche al peggior nemico. Cosa è successo? I traslochi, dico, perché quello sì. Si piange da una settimana perché abbiamo cambiato casa, cioè non è abituata a stare più di 3 mesi nello stesso appartamento, capito? Poi uno si affeziona. Ecco, ritrovarci in un ambiente così grande, cioè noi avevamo 500 metri quadri di casa, ritrovarsi con 700 metri, c'è il rischio che ti perdi, che non c'hai più le stesse attenzioni di una volta. Che spiazza. Guardate, c'ho il pomodoro qua, proprio c'ho una cosa alla gola, però mi viene da dire che, guarda, ritrovarsi, ripeto, non è facile gestirlo. No, e poi oggi gli ho fatto trovare per regalo le donne di servizio, no? Sì. Come regalo? È vero che per fare il trasloco avete noleggiato gli All Blacks per una settimana? Sì, certo, e appunto come donne di servizio ci abbiamo le veline. Bello. Fanno gli stacchetti perché così non si annoia, poveretta. Certo, perché cioè, una pulita e l'altra fanno uno stacchettino. Però è solo quello il problema, cioè tra voi tutto bene, fila tutto liscio. Noi tutto bene, guardi. Io spero veramente di farmi altri 4 mesi in questa casa qua per riabituarla. Ora non riesco a trovarla, però deve essere dall'altra parte della regione. Ora, vediamo È vero che avevi scelto gli All Blacks perché tradotto in italiano è tutto a nero? Sì, vedo che sei simpatico, Cristiano. Molto bene, vuoi venire a trovare? Vi aspetto comunque, poveretti. Mi raccomando, continuate così, siete fantastici. Quando farai la festa di ingresso ufficiale nella casa, invitaci. Certo, ma per invitarvi, facciamo una cosa: compro la radio, se vuoi va bene, compro la radio, poi vi rilascio. Ma davvero, ma ci inviti anche se siamo poveri? Sì, certo. E veniamo a servire i tavoli. Cosa no, credi? Ovviamente, naturalmente, io vi farò mettere uno schermo fuori, così potete vedere l'interno della casa. Shaila e Michaela che puliscono. Non e Shaila e Michaela che vi darò una pulita del quadro. Per adesso vado a vedere come sta la Betty di là, perché non sta bene. Poi non è questo mese qui è andata anche sotto con le spese. Amore, super i 25, tranquilla. Senza problemi. Un minimo. 25.000 ovviamente. Sì, mi dispiace vederla così. Ciao, dai, Flavio. La banda di R101. La banda di R101.